Benvenuti su DANF. Le istituzioni sono farlocche in campo di privacy. Dopo la presentazione del progetto Anopticon, ci siamo accorti delle violazioni della privacy fatte proprio dalle istituzioni sanitarie. Sembra proprio una situazione surreale quella dell'ospedale Alido di Venezia. Ci sono cartelle cliniche psichiatriche in diversi stabili. I carabinieri sono già stati avvisati nel 2008, ma la situazione è sempre la stessa. In teoria dati sanitari hanno una tutela particolare, anche la legge sulla privacy ne tutela i dati in modo particolare. Evidentemente in Italia le istituzioni sono farlocche. Questa tesi è dimostrabile a prova quasi certa, pensate che quando si affidano i propri dati sanitari agli ospedali, ai dottori eccetera, si immagina che tali informazioni siano tutelate. Un utente dovrebbe fidarsi delle istituzioni. Purtroppo in Italia le cose funzionano in modo diverso. Ma la reata quale sarà? Per rendersene conto è sufficiente recarsi presso l'ex ospedale al Mare Alido di Venezia. In alcuni padiglioni si possono reperire diversi archivi, cartelle cliniche e qualunque tipo di dati personali e sanitari che dovrebbero essere tutelati. Quindi la realtà è che non c'è alcuna tutela. Pertanto il consiglio che diamo è di far eliminare i propri dati che sono in mano alla sanità italiana, perché essa non li tutelerà in futuro. Sulla base di questa situazione possiamo dire che i nostri dati sanitari non saranno tutelati come previsto dalla legge e che per alcune istituzioni la legge sulla privacy, laddove deve essere più garantita, non lo è. Quindi il consiglio è di stare attenti, di fidare sempre di certe istituzioni farlocche perché all'atto pratico sussistono elementi che dimostrano l'inaffidabilità delle istituzioni in campo di privacy.